Presidente Francesco Ferranti, il Consiglio Comunale è ancora da remoto, le chiedo? Il Consiglio Comunale è da remoto perché, diciamo, si è affrontato negli ultimi mesi un'emergenza sanitaria rilevantissima, insomma, che ha interessato il nostro paese, tutto il mondo, e intorno a questa emergenza sanitaria si sono attuate delle misure determinate da norme di rango primario, quindi diciamo norme che sono state scelte e decise dal governo nazionale. Infatti ad autorizzare gli enti locali a svolgere le proprie attività anche da remoto è stato il DPCM dell'attuale governo nazionale, presieduto dal Premier Conte il 17 marzo del 2020, poi il DPCM è tramutato in legge alla fine, legge parlamentare alla fine di aprile. Diciamo, questo DPCM prima, tramutato in legge successivamente, regola la gestione e le sedute dei consigli da remoto e anche delle giunte da remoto, quindi non solo il consiglio, attribuendo nelle figure del sindaco per la giunta, dei presidenti delle assemblee per i consigli comunali o regionali, la regolamentazione attraverso dei decreti del funzionamento delle sedute da remoto. I decreti che ho fatto io a Terni lasciano più o meno tutto inalterato, semplicemente hanno limato alcuni dettagli per permette di gestire in maniera più adeguata e funzionale le sedute da remoto. Come sappiamo, l'emergenza sanitaria scelta dal governo nazionale, decretata dal governo nazionale il 31 gennaio 2020 e perdurerà fino al 31 luglio 2020. Poi c'è in fase di dibattito, di discussione, una proposta, un'idea di proroga, ma ancora non ne abbiamo contezza né certezza. Le chiedo se tutto ha funzionato regolarmente. Diciamo che sono chiaramente il dibattito politico, l'attività amministrativa e politica, se si svolge di persona, è sicuramente più entusiasmante, più frizzante, diciamo, e anche per quanto mi riguarda, insomma, migliore. Però, diciamo, purtroppo l'emergenza sanitaria è una questione seria, una questione grave, è una questione sulla quale bisogna continuare a muoversi con attenzione e con prudenza, perché purtroppo la parabola dei cali, no? Dei casi sale, scende di Sì. giorno in giorno, non ci sono certezze. In alcuni paesi del mondo la situazione è ancora grave, anche in Italia, diciamo, certezze per quanto riguarda le cure non ci sono, quindi secondo me muoversi con una certa prudenza è consigliabile e è responsabile. Noi abbiamo lavorato, diciamo, discretamente, perché tolti i primi 20 giorni di blocco, perché non c'era nessuna regola nazionale che ci indicasse se ci potevamo riunire o meno, da quando è uscito il DPCM del 17 marzo, dal 30 marzo l'attività del Consiglio Comunale è ripresa, perché l'attività del Consiglio Comunale, per Consiglio Comunale non si intende soltanto l'Assemblea, si intende l'Assemblea e le sue articolazioni, che sono la Conferenza dei Capigruppo, l'Ufficio di Presidenza, che presiedo sempre io, sono le quattro commissioni consigliari permanenti, e infine il Consiglio Comunale. Quindi la ripresa delle attività del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni è ripartita il 30 marzo 2020 con la prima convocazione della Conferenza dei Presidenti. Da allora abbiamo fatto circa 8 Conferenze dei Presidenti, 6 Uffici di Presidenza e con il prossimo Consiglio del 30 luglio 10 consigli comunali da remoto, nei quali sono stati evasi numerosi atti amministrativi, discussi alcuni atti politici. Abbiamo ritenuto proprio di volerne svolgere un altro di consiglio comunale il 30 luglio, appena dopo aver approvato il DUP e il bilancio previsionale. Per quale ragione? Perché all'ordine del giorno ci saranno anche due atti di grande rilevanza politica che vanno ad affrontare la vertenza della crisi industriale di un importante comparto industriale del nostro territorio, quello chimico e segnatamente la Treofan, con due atti di indirizzo che sono stati presentati già da diversi giorni dal gruppo consigliare della Lega e dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Quindi abbiamo voluto responsabilmente affrontare il dibattito su queste due tematiche politiche quando il dibattito è ancora attuale, quando la vertenza è in una fase calda, quindi non far trascorrere troppo tempo. Proprio in tal senso ci riuniremo da remoto anche il prossimo 30 luglio. Le chiedo se vi state però attrezzando per superare questa situazione. Cioè, avete trovato una sede alternativa a Palazzo Spada, insomma, oppure state attrezzando la sala consiliare? Allora, nella sala consigliare si stanno svolgendo dei lavori di manutenzione che ripristineranno dei funzionamenti di alcune telecamere e di uno schermo che era stato danneggiato nel 2014 a seguito di un'occupazione che c'era stata del palazzo dell'amministrazione cittadina.
con una variazione di bilancio che personalmente ho diciamo, caldeggiato e che è stata diciamo, dalla giunta avallata. E quindi si stanno facendo questi lavori di manutenzione, verrà ripristinato lo schermo e le telecamere. Nel contempo, diciamo, abbiamo fatto fare delle valutazioni, ovviamente proprio perché, come le dicevo prima, poter tornare a riunioni fisiche è auspicabile ed è la cosa migliore per il funzionamento di una assemblea politica, amministrativa, diciamo, democratica, anche se il sistema da remoto no, non lede i diritti democratici e le attività dei consiglieri. Comunque io in tal senso, per favorire il ritorno all'attività di persona delle riunioni, nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria che perdurava a giugno, perdurava a maggio e perdura tutt'oggi almeno fino al 31 luglio, io ho incaricato ufficialmente il segretario generale e i dirigenti competenti del comune di Terni, quindi personale amministrativo e tecnico, di svolgere i sopralluoghi. Sono stati svolti 5 o 6 sopralluoghi in altre strutture, in altre sedi, sia di proprietà dell'amministrazione sia non di proprietà dell'amministrazione, ma le relazioni ufficiali che hanno fornito il segretario generale e i dirigenti hanno rilevato che purtroppo in queste sedi non ci sono le condizioni, diciamo, tecnologiche o le condizioni di tutela igienico-sanitaria per poter, diciamo, svolgere lì i lavori dell'assemblea municipale. Ho capito, Le ecco. relazioni sono state ovviamente trasferite a tutti i consiglieri comunali del Comune di Terni e sono state trasferite anche, diciamo, in una corrispondenza in tal senso che abbiamo attivato con la Prefettura di Terni, che è l'ente che controlla, monitora giustamente le attività delle pubbliche amministrazioni. Ecco, però nonostante questo c'è stata diciamo, l'opposizione che è stata molto critica con lei, insomma, perché lamenta il fatto che siano state calpestate le regole democratiche. Il Movimento 5 Stelle è arrivato ad abbandonare addirittura l'aula durante la votazione per il DUP e il bilancio previsionale. Lei che ne pensa? Beh, Come le regole risponde? democratiche da remoto non sono state assolutamente calpestate perché il Compresse. funzionamento né compresse, perché il funzionamento delle attività da remoto è regolamentato da norme di rango primario volute dal governo nazionale. La Prefettura di Terni è informata sia sui sopralluoghi sia sullo svolgimento delle sedute, tutte e 10, in particolare quella dedicata al DUP e al bilancio previsionale è stata gestita secondo non i decreti che regolamentano le sedute da remoto, ma secondo gli articoli 75 e 76 del regolamento del Consiglio Comunale che regolamentano, indicano i tempi della presentazione degli emendamenti e definiscono queste sedute esclusivamente dedicate al bilancio previsionale e al DUP. In tal senso, gli emendamenti devono per regolamento del Consiglio Comunale essere presentati al massimo al 15° giorno successivo al deposito della documentazione del bilancio e del DUP presso la Segreteria Generale dell'ente. Quindi non le ha, non, quella seduta non è stata gestita dai decreti del Presidente del Consiglio, ma dal regolamento del Consiglio Comunale. Quindi nessun bavaglio. Assolutamente nessun bavaglio, anche perché l'ente che ha la competenza di monitorare le attività dei comuni e delle regioni, la prefettura diciamo, è al corrente di quello che noi stiamo svolgendo già dalla metà di giugno, con una corrispondenza ufficiale via mail nella quale informiamo sia sugli esiti dei sopralluoghi, sia sull'andamento delle sedute, sul numero delle sedute e diciamo non sono state mosse eccezioni perché le regole sono, ripeto, nazionali. Per quanto riguarda le proteste di alcuni gruppi di minoranza, fanno parte ovviamente del gioco delle parti. Non è, sarebbe inelegante da parte mia, diciamo, esprimere giudizi sull'attività di gruppi politici di maggioranza o di opposizione. Io personalmente, questa è una mia opinione, sono in politica e nello svolgimento dei miei mandati da pubblico amministratore, sono sempre, diciamo, propenso alla moderazione, diciamo, e ad un atteggiamento adeguato all'entità delle situazioni. Ecco, l'ultima volta che ricordo, diciamo, un abbandono delle aule democratiche, ricordo l'Aventino nel 1924, quando i parlamentari della minoranza democratica contestavano un sistema, diciamo, Autoritario. despotico, autoritario. Qui, diciamo, ci sono norme volute, decreti scelti dal governo nazionale che poi vengono contestati, diciamo, a livello Locale. locale.
non credo che ci sia un'assonanza, insomma, no? Tra il contestare un sistema autoritario definito tale dalla storia e il contestare, diciamo, norme scelte dal governo nazionale in una fase, tra l'altro, di gravissima emergenza sanitaria. Chiaramente io auspico che tutti auspichiamo che il più presto possibile si possa tornare alle riunioni, diciamo, Fisiche. di persona, fisiche, anche perché il fatto di poterle, diciamo, tornare a svolgere di persona significa che diciamo, l'emergenza sanitaria si sta affrontando ancora con risultati positivi e quindi si sta uscendo ancora di più dal tunnel. Questo è l'auspicio maggiore che abbiamo tutti, credo. Un'ultima cosa le volevo chiedere, perché anche di questo abbiamo parlato in questi giorni, della vicenda del caso dell'ex consigliere Raffaello Federighi, che voi avete dichiarato, voi, insomma, il Consiglio Comunale ha dichiarato decaduto nel settembre del 2018, e che adesso invece, in seguito a riabilitazione, lo stesso Federighi chiede di tornare a farne parte del Consiglio Comunale. Qual è la situazione, le chiedo, e cosa ne pensa, insomma? Allora, diciamo, è una situazione sicuramente che non è piacevole, è una situazione che abbiamo dovuto affrontare dal settembre 2018 quando la prefettura di Terni, su, diciamo, indicazioni anche del Ministero degli Interni, ci indicò di procedere ad una surroga per una posizione di incandidabilità. Questo è quello che avvenne nel 2018. Da lì, diciamo, poi c'è stato questo percorso che lei ha ricordato e che ci è stato segnalato dall'avvocato del signor Federighi, ovvero quello che il signor Federighi, in merito ad una, diciamo, condanna precedente, ha svolto e completato il percorso di riabilitazione. In tal senso abbiamo ritenuto che, visto che l'indicazione nel 2018 arrivava dalla prefettura di Terni, per tramite del Ministero degli Interni, si dovesse richiedere alla prefettura di Terni e al Ministero degli Interni un parere ufficiale su questa vicenda e sulla richiesta che è arrivata anche all'amministrazione comunale da parte del legale del signor Federighi. Lo abbiamo richiesto, il parere è arrivato, mi pare che sia stato anche, diciamo, reso noto sulla stampa. Ho letto che se ne è parlato di questo parere. Ad oggi, diciamo, la parte tecnico-giuridica fa riferimento a ciò che ha detto la prefettura, il ministero con il proprio parere, oltre a un parere che abbiamo, diciamo, fatto, che ho richiesto anche al segretario generale del Comune di Terni, che è il soggetto che indica, diciamo, la linea giuridica dell'ente, quindi che ne ha facoltà di dare un giudizio giuridico sulle vicende, cosa che non spetta certamente al presidente del Consiglio Comunale. Io credo che giuridicamente queste sono le risposte, quella del segretario generale, quella della prefettura, del Ministero degli Interni, o meglio del Ministero degli Interni per tramite della prefettura. Poi, diciamo, dentro le assemblee politiche e amministrative delle questioni, diciamo, se ne può parlare politicamente. Ad oggi non c'è stata nessuna richiesta di dibattito politico intorno a questa vicenda. Addirittura c'era un consigliere comunale del gruppo del Partito Democratico che aveva presentato un atto di indirizzo a seguito dell'arrivo del parere del Ministero degli Interni per tramite della prefettura. Il giorno successivo questo consigliere ha ritirato dall'ordine del giorno e dalla segreteria dell'ufficio di presidenza che io presiedo quell'atto di indirizzo. Grazie Presidente Ferranti.